Benvenuti al Centro Tecnico Federale di Catanzaro che oggi sul suo prato verde ospita la finale regionale Under 19 tra DJ Preia Tortora e San Biase, con le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Noi andiamo subito adesso alle formazioni. Per la DJ Preia Tortora, Banfi, Cannone, Carbaglio, Massara, Iorio, Gonzalez, Diabi, Grosso, Francesco, Lagatta, Grosso, Alessandro, Della Rocca, Andrea. Il San Biase risponde con Donato, Morelli, Caputo, Saladino, Frasson, Sirianni, Scandale, Mazza, Chiappetta, Alves, Tiago e Costanzo. In panchina per Mister Cudà ci sono Rubino, Cullice, Boncordo, Perri, Gagliardi, Gaetano, De Sando, Vasapollo, Palaia. Mister Andrea Forte avrà a disposizione per eventuali cambi Leporini, Copa, Bassel, Urrihola, Tolovan, Alcaide, Wanka, Collins e Signorelli. Finale Under 19. Le due compagini sono arrivate qui superando il San Biase, il Cittanova e la DJ Preia Tortora, i campioni in carica della Morrone. Incontro diretto dal signor Francesco Renda della sezione di Catanzaro. Gli assistenti sono Codispoti, sempre della sezione di Catanzaro, e Mirko Cardia della sezione di Locri. Lo scambio del 5 tra le rispettive panchine prima di dare il calcio d'inizio a questa sfida, la finale regionale Under 19. Dicevamo del percorso di entrambe le squadre, le semifinali, la vittoria da parte del San Biase per 5-1 contro il Cittanova. Invece solo con la lotteria dei calci di rigore la DJ Preia Tortora ha avuto alla meglio sui campioni in carica della Morrone. Oggi quindi si decide chi tra queste due squadre è campione regionale Under 19. Comunque vada, l'applauso va ad entrambe le compagini, ad entrambe le società e a tutti i 22 e più atleti in campo che tra poco insomma danno vita a questa sfida. Per la DJ Preia Tortora rientra in campo anche Grosso Francesco, smaltito l'infortunio di fine stagione che l'ha visto fuori dal terreno di gioco per un po' di tempo. Buone anche le condizioni di Della Rocca in forze per questa sfida, numero 11 che nella semifinale ha sbloccato la partita con un sinistro violentissimo contro la Morrone. Il calcio d'inizio è affidato alla DJ Preia Tortora in tenuta bianca con i colori sociali giallo-rossi, quelli del San Biase. Ora un consulto sul cronometro per Renda e il fischietto che dirige questa sfida, questa finale Juniores Under 19. Un cenno di intesa con i due rispettivi portieri, ancora uno sguardo, pollice alto, tutto è pronto per dare inizio alla sfida, con la gatta a dare il primo tocco al pallone. Parte la sfida, Massara subito a cercare Diabi, colpo di testa fuori misura, c'è come sempre un leggero vento che può anche modificare le traiettorie soprattutto dei lanci lunghi. Gonzalez, gioco facile di testa, Grosso per il fratello Francesco, Diabi, scarico all'indietro, Massara viene a prendersi palla sulla tre quarti, sull'offensiva. Iorio a scavalcare, cerca l'inserimento di Della Rocca, esce in presa sicura, protetto dalla difesa. Donato che ora appoggia facendo ripartire la propria squadra, si fa vedere Costanzo, va a prendersi questa palla, era sfuggito Caputo, Costanzo poi allarga dall'altra parte a far salire il compagno.
cerchio di centrocampo, ancora Costanzo, non lo attacca grosso, Gonzalez è ben posizionato, intercetta questo passaggio sul quale ha cercato di recuperare la sfera grosso Francesco, ma non ci è riuscito. La rimessa è a favore del San Biase, la è gittata in lunga, ma c'è Gonzalez di testa, al limite raccoglie, però attenzione ora la pericolosità, il tiro subito, non è finito ancora, c'è Costanzo, cerca ancora lui uno spiraglio, poi la conclusione fuori, ma pericolosissimo il San Biase al secondo minuto di partita con la parata di Banfi. Tiro risultato abbastanza centrale, Banfi non si è scomposto, è riuscito a respingere, poi Costanzo ci ha provato ma la sua conclusione è andata fuori dallo specchio della porta. Ancora Banfi, ora avrebbe palla cannone, Banfi decide per il lancio lungo, l'anticipo, cannone, la gatta, il controllo elegante, poi la spinta da parte di Caputo su la gatta, ma è giudicata regolare da Renda, quindi si riprenderà con il fallo laterale per il San Biase, battuto dal capitano Caputo. Iorio due volte, ora il duello Costanzo e la gatta, alla fine ne esce Della Rocca ma fischia in questo caso Renda, comanda il calcio di punizione a favore del San Biase. Qualche protesta da parte di Lagatta che non ha gradito la decisione di prima. Caputo manovra il pallone Saladino, ora c'è Frasson con questo lancio sul quale è andato ad inserirsi Morelli, palla in mezzo, attenzione, prova ad uscire Iorio, poi c'è una trattenuta da parte di Chiappetta, fischia questa volta Renda, comanda il calcio di punizione per la DGS Predio Tortora. Gonzalez lascia il compito a Iorio che batte corto però per proprio Gonzalez. Carbaio, il sinistro, a scavalcare il centrocampo, a cercare l'inserimento di Francesco Grosso, ma si è alzata la bandierina, se ne avvede Renda, posizione irregolare del giocatore della DGS Predio Tortora. Battuto il calcio di punizione, la palla arriva a Costanzo, va in sovrapposizione Caputo, Costanzo però decide di andare in mezzo, Gonzalez anticipa, la palla arriva a Saladino, la gestisce all'indietro per Frasson, vicino c'è Sirianni, gli appoggia ora la sfera, dentro per Costanzo, sempre la sovrapposizione di Caputo, provano lo scambio ma è attento Grosso Alessandro, poi lo recupera Caputo, Francesco Grosso non riesce ad arrivare su questo pallone, ci arriva per prima di tutti, scandale, il San Biase che riparte, prima con Donato, ora con la sfera che viene scambiata tra Saladino e Frasson, Caputo, cannone e bravo nell'anticipo su Alves. Caputo per Sirianni, ora va e cerca l'appoggio per Frasson, da quest'altra parte lo scatto di Costanzo, è un po' in ritardo cannone, Costanzo lo va a puntare, cerca di superarlo, non c'è il tocco del numero 2, quindi non c'è corner per Renda, si riprenderà con il calcio dal fondo. E Banfi che al secondo minuto ha compiuto una parata molto fredda, è stato molto freddo sul tentativo di tiro dell'avversario, Della Rocca ha toccato duro, ora attenzione c'è un corridoio sul quale cerca di scattare Diaby, ma è troppo lungo, intanto toccato Della Rocca sulla caviglia, rimane a terra l'11. Si rialza, sembra non aver subito particolari problemi dopo il contrasto.
fallo laterale per il San Biase che riprende la sua manovra con Frasson, ora per Sirianni, da quest'altra parte per Caputo, si fa vedere Costanzo, invece pallone a Costanzo arriva adesso dopo lo scambio con Saladino. Alves dentro, chiappetta, grosso Alessandro, va giù, fa proseguire Alves, entra in area, Gonzalez va a chiuderlo e poi per un soffio manda fuori. Scandale, una palla che quasi quasi voleva solo essere spinta dentro, ma al sesto minuto ancora pericoloso il San Biase. Sfonda sulla sinistra con Alves, poi la traversone che ha trovato la porta sguarnita e con Scandale che non è riuscito a colpire e a dare la giusta traiettoria al pallone. Due occasioni al secondo e al sesto minuto per il San Biase. Frasson per Sirianni. Costanzo costantemente prova a sinistra, ora il San Biase a sfondare, ora gira dall'altra parte con Frasson dentro per Scandale. Duello, Diaby prova a uscire da una mischia, Scandale la recupera, ancora San Biase in possesso palla in posizione offensiva, si prosegue, Diaby viene fermato, c'è ora Morelli, la palla è in fallo laterale, ultimo tocco ed è un giocatore della DGS Praia Tortora, c'è quindi la rimessa per il San Biase. Gonzalez, Giorio alza un campaline. Vede un fallo, Renda comanda un calcio di punizione per la DGS Praia Tortora. Già battuto, c'è Banfi per Iorio, avanza il 5, si prende tutti i metri che ha a disposizione, poi si ferma, va per Gonzalez, largo per Grosso Francesco, non affonda, decide che è meglio ripartire ancora da Iorio, il destro a cercare Diaby, scavalcato Morelli, Diaby arriva sul pallone, può puntare l'avversario, scarica per Francesco Grosso, al limite viene intercettato, lo viene fermato dalla difesa del San Biase. Gonzalez impedisce la ripartenza, chiappetta, ma deve dare il fallo laterale. Frasson, Sirianni, Costanzo indica di dare la sfera a Caputo, il capitano la porta un po' a spasso nel centrocampo, poi c'è Saladino al lancio verso Scandale, su di lui Carbaio, Scandale prova a girarsi, Carbaio lo ferma, sempre però in fallo laterale, possesso che rimane ai giocatori del San Biase. Saladino scambia con Mazza, si riparte da Frasson, dentro ancora per Saladino, il palleggio prolungato da parte del San Biase, ancora Frasson non si fida di andare dentro da Saladino, ricomincia ancora, ora arriva il pallone a Saladino ma si riparte ancora da Frasson, non il palleggio del San Biase ma non trova spiragli, Costanzo ci prova di prima, poi Cannone, ancora Costanzo, Grosso Alessandro prova a uscire dalla mischia, ha cercato di far ripartire la propria squadra, lo recupera chiappetta, poi il pressing di Grosso Alessandro, falloso su Frasson, c'è il calcio di punizione per il San Biase.
a via di partita con il Sambiase che prova a far ad avere più possesso palla. Il GS Predator Tortora attenta, ora c'è l'errore con la gatta che cerca di superare un avversario, recupera però Caputo. L'incursione del numero 9 appoggia all'indietro per Donato. Frasson. Sambiase che prova a distendersi a destra. L'attacco di Carbaio. Mazza. Largo da questa parte. Costanzo si sovrappone ancora a Caputo. Costanzo converge, cerca una triangolazione. Ancora per Costanzo. Fermato da Gonzalez. Si continua a giocare. Diaby prova ad andarsene ma è da solo, cercare lo spunto, alla fine scivola, perde il pallone, Scandale lo recupera, Alves ancora per il Sambiase, largo c'è Caputo, Alves lo serve adesso, Caputo alla fine riparte da Sirianni, dentro per Saladino, ancora per Caputo, sempre a sinistra, cerca le azioni travolgenti, il fraseggio di qualità. Il Sambiase, Gonzalez interrompere questa manovra, Massara, la gatta, il controllo con il guizzo riesce per un attimo ad avere la meglio sull'avversario, alla fine però Renda ha visto un'azione fallosa sul 9, c'è il calcio di punizione per la DGS Praia Tortora. E sulla sinistra con le triangolazioni tra Caputo, Costanzo e Chiappetta, che spesso Sambiase riesce ad avere la sensazione di essere pericoloso. Calcio di punizione battuto, Gonzalez, il lancio destinato a Diaby non arriva a destinazione, viene intercettato, palla in fallo laterale, avanza, prende metri il Sambiase che riparte da Frasson. Sirianni, Caputo è libero, riceve palla, va a chiudere su di lui la gatta, Caputo torna all'indietro, sempre da Sirianni, la manovra con Frasson, ora prova a svilupparsi a destra, il fraseggio del Sambiase, spazi però chiusi da parte della DGS Praia Tortora. Oggi in panchina Andrea Forte a dirigere la squadra dopo la squalifica. La gatta, il controllo, perde il contrasto, Caputo dalla distanza, il sinistro si distende, Banfi, poi grosso Alessandro sulla spallata di Caputo, non riesce a controllare. Ci prova anche con il tiro dalla distanza il Sambiase. In questo caso ci ha provato col sinistro Caputo. È andato sicuro a distendersi e a respingere Banfi. Mazza vede la sovrapposizione del compagno. Occhio al cross in mezzo. Attenzione, c'è Costanzo ma è cannone a togliere dalla disponibilità dell'attaccante del Sambiase il pallone, poi palla in fallo laterale, non fischia Renda, c'è il fallo laterale per la DGS Praia Tortora. Cannone forse si prende troppi metri, lo fa fermare Renda, ora va gittata a lunga a cercare Della Rocca che viene anticipato però da Sirianni. Chiappetta riesce a staccare sull'avversario, Gonzalez ne evita uno, poi scarica per Carbaio. Tutto a sinistra per Diaby, ancora Carbaio. Si riparte da Gonzalez, ancora per Iorio, largo c'è Cannone, lo serve Iorio, accenna al pressing Alves. Ancora Iorio e Gonzalez. Evita il pressing avversario di Mazza, poi scarica per Carbaio. Si ricomincia sempre da Gonzalez, ora c'è il palleggio da parte della DGS Praia Tortora, ma gli spazi anche da quest'altra parte sono chiusi. Grosso Alessandro,
Massara nel cerchio di centrocampo cerca di lavorare questo pallone, Grosso Alessandro non lo trova, la sportellata di Chiappetta, cannone, tiene bene la posizione, impedisce il passaggio che era destinato a Costanzo. Il fallo laterale è battuto dal sesso numero 11 per Caputo. Avanza Frasson, supera il centrocampo, il lancio per Costanzo, cannone va in anticipo, Alves velocissimo, riesce ad arrivare sulla sfera ma non a trattenerla in campo. Fallo laterale ma in zona difensiva per la DGS Predator, da gestire il lung out. Della Rocca non arriva sul pallone, la cicca per un attimo Sirianni, poi la recupera. Ora Frasson. Carbaio aggressivo ma riesce a tenere palla il giocatore del San Biase. L'esterno per Costanzo, il controllo, va a puntare cannone, ancora in mezzo per Scandale. In ripiegamento chiude Massara. Fallo laterale, Caputo, proverà ad andare in area, stacca Massara, attenzione al limite, Mazza, ma svirgola però la conclusione. Diaby si accontenta del fallo laterale che verrà gestito da Carbaio. Superato il quarto d'ora, siamo quasi al 18° minuto. Dal centro federale di Catanzaro la finale junior Sander 19 è sullo 0-0. Banfi avanza, cerca più metri. Della Rocca, buono lo stacco, va nella zona di Lagatta, non si fida in questo caso Caputo sulla, con Lagatta alle spalle, va direttamente a spazzare in fallo laterale, può avanzare e prendere metri ora la DGS Predator tra facciarsi nella tre quarti del San Biase verso Lagatta, in anticipo Sirianni, duello aereo tra Massara e Chiappetta. Il tocco di Massara finisce in fallo laterale, cannone non riesce ad evitarlo. Sirianni per Frasson. Mazza non riesce ad arrivare su questo lancio di Morelli. Carbaio, la rimpallo, Gonzalez deve gestire questo pallone sulla pressione avversaria, scivola il giocatore del San Biase, quindi Iorio la può gestire per cannone, cerca Grosso Alessandro in corsa con Alves, entrambi veloci, c'è l'anticipo del 10 del San Biase in fallo laterale con cannone pronto a batterlo ma Renda gli dice la posizione è più dietro. La batte per Iorio, Gonzalez verso Grosso Francesco, lo stacco però di Morelli e vincente, lo anticipa in fallo laterale. Carbaio, Massara, stagione travagliata per il numero 4 ma adesso trova uno spiraglio la DGS Predator con Grosso Francesco, cercato il traversone è murato, Mazza gestisce la ripartenza per il San Biase, Carbaio la interrompe, palla in mezzo, deve andare a chiudere Frasson, contrasto tra Grosso e l'avversario, Scandale falloso per Renda, c'è il calcio di punizione per il San Biase. Frasson sempre per Sirianni, ora per Caputo, dietro ancora per Sirianni, ricomincia da Frasson.
sfizzata di testa Iorio ad allungare, sul quale può uscire Banfi. Gonzalez per Carbaglio. Non si fida del lancio lungo Gonzalez, preferisce ancora fraseggiare Banfi. A questo punto avanza il pressing e Banfi va a lungo. La gatta, il controllo a seguire, riesce a servire Diaby. Può puntare l'avversario, Diaby a fine dalla distanza! C'entra un gol incredibile! Diaby Mamadou, portando avanti la DGS Praia Tortora, leggermente fuori dai pali, forse Donato. Diaby dalla distanza sblocca il risultato al 22esimo minuto. DGS Praia Tortora in vantaggio con questa fiammata e questo improvviso tiro. Ha guardato forse Donato leggermente fuori dallo specchio della porta e ci ha provato Diaby Mamadou. Ed è stato in questo caso premiato. Cambia il risultato qui al Centro Federale di Catanzaro nella finale regionale Under 19. DGS Praia Tortora in vantaggio con il gol di Mamadou, Diaby Mamadou. Partita finora con il Sambiase alla ricerca più del possesso palla e che aveva avuto comunque due, tre ottime occasioni per passare in vantaggio. Ma ora l'improvvisa fiammata della DGS Praia Tortora, il risultato è in salita per i giallorossi. Costanzo, vediamo la reazione con Frasson. Diaby Mamadou ora va anche al contrasto, ma viene giudicato falloso. C'è il calcio di punizione dalle tre quarti, si può buttarla in area. Le coppie sul filo dell'area. Occhio al traversone, arriva tagliato Diaby Mamadou, mette fuori la gatta a gestirlo, ma lo fa male, c'è Caputo. Ora Caputo prova anche lui dalla distanza. Caputo che è stato autore anche di un buon tiro da limite dell'area sul quale ha risposto Banfi. Ora voleva riprovarci, ma questa volta sicuramente la conclusione non è delle migliori. Si è spenta sul fondo senza creare nessuna apprensione al numero uno della DGS Praia Tortora Banfi. Gli uomini di Forte ripartono. Banfi, pallone si ferma quasi sulla tre quarti. Scandale Carbaglio, arriva prima Carbaglio. Diaby Mamadou. Diaby prova a gestirla, cerca il lancio sul quale si avventa la gatta, ma è in vantaggio Sirianni. Chiude bene, ma lo fa per Della Rocca. Attenzione, c'è spazio. Della Rocca prova a superare l'avversario. La gatta, ora un po' in apprensione. La difesa ancora di Diaby Mamadou. Questa volta però l'esterno è decisamente fuori dallo specchio della porta, ma leggermente in apprensione la difesa giallorossa. Abbiamo superato la metà di questa prima frazione di gioco da circa 3 minuti. La DGS Praia Tortora in vantaggio per 1-0 con il gol di Diaby. Caputo ora prova a salire anche più alta con il pressing con la gatta e Della Rocca, ma gestisce il Sambiase. Avanza Frasson, largo c'è Costanzo. Frasson non si fida per il lancio, lo vuole scambio corto con Alves. Guarda ancora Costanzo, ma ancora non va da quella parte. Si sviluppa a destra l'azione del Sambiase, dentro a cercare Mazza. Carbaglio fa un recupero eccezionale, mette la palla però in calcio d'angolo. Può andare dal corner ora la squadra giallorossa, tutti nel box a sfruttare anche i centimetri di Frasson. Chiappetta e Costanzo, anche Sirianni. Lo scambio è corto. Carbaglio e Massara chiudono lo spazio per il traversone.
alla fine perdono palla. Grosso Alessandro cerca una ripartenza, viene sporcato il lancio, ne approfitta Morelli. Sirianni, calcio d'angolo non gestito benissimo dalla San Biase. Alves prova a sgattaiolare dentro, non ci arriva né Chiappetta né Costanzo. Ora c'è spazio per Cannone, deve gestire però questo pallone che con il vento che soffia qui a Catanzaro rallenta un po' la sua corsa. Buona la sponda di Della Rocca, poi la gatta a cercare Diaby, va a puntare l'avversario, prova dei numeri Diaby, viene fermato, alla fine vuole troppo, riparte il San Biase. Della Rocca commette fallo su Morelli e c'è il calcio di punizione per il San Biase. Caputo, Costanzo non va per il lancio a cambiar lato, riparte da Frasson. Ancora dietro per Frasson, spazio per Caputo da questa parte, non si va dentro, poi c'è forse un controllo con un braccio da parte di Chiappetta, lascia proseguire Renda. Carbaglio però è in anticipo, spazza via. Il fallo laterale, la gittata è lunghissima in aria, ma ci sono i centimetri di Gonzalez che però vanno a favorire Costanzo. Controllo, spalle alla porta, sforbiciata. Buono il gesto atletico del numero 11 del San Biase, ma la conclusione va fuori dallo specchio della porta, innescato da una spizzata di Gonzalez. Gonzalez, anticipato, Chiappetta vince un contrasto, a fine Grosso Alessandro con la punta del piede riesce a servire Diaby. Il lancio voleva forse servire lo scatto di Lagatta, ma non era preciso, può controllare Donato. Sirianni per Frasson. Chiappetta, si inserisce Gonzalez, chiude Frasson su Lagatta, fallo laterale però per la DGS Praia Tortora. Dopo aver subito forse nei primi minuti più il palleggio del San Biase, ora riesce a spezzare meglio il gioco avversario. Iorio, un cambio lato preciso per Diaby, punta il numero 7. Si ferma, trova uno scarico all'indietro per Carbaglio. Lagatta non si chiude il triangolo, può ripartire il San Biase. Lo scatto di Chiappetta, è in vantaggio Iorio. Chiude in corner sul il buon corridoio che aveva trovato Chiappetta. Calcio d'angolo, altra chance per i giallorossi di andare nell'area di rigore. Prima il corner gestito corto, non benissimo, ora sembra invece voler andare nel box. Occhio al traversone, molto tagliato, deve metterci la mano Banfi, concedere il calcio d'angolo dall'altra parte. Attento il portiere della DGS Praia Tortora e San Biase ora che va dall'altra parte con Mazza. Mucchio impressionante, sportellate nell'area, arriva il traversone, questa volta è basso, ma ancora corner, sul palo c'era Grosso Alessandro. Ancora Mazza dalla bandierina, questa volta è più alto, palla in mischia, ancora lì. Alla fine si alza però la bandierina con una posizione irregolare, tutto fermo, si riprenderà con questo calcio di punizione per la DGS Praia Tortora.
Gonzalez. È un lancio morbido, Costanzo alla meglio, lo va a intercettare Grosso Alessandro, però non si lascia superare, mette la palla in fallo laterale, pronto Caputo, sempre a cercare Costanzo, però c'è Alves, Gonzalez fa valere la maggior prestanza fisica sul numero 10 del Sambiase, ma Renda vede un tocco di Gonzalez e quindi assegna calcio d'angolo al Sambiase. Tra le proteste del numero 6 della DGS Praia Tortora, però attenzione ora, tutti nel box, occhio al calcio d'angolo alto, cercare il colpo di testa, ma c'è la parte difensiva di Grosso Francesco e poi l'uscita di Banfi a mettere tutto al sicuro. Carbaio sul pressing avversario, va da Gonzalez, è stato Iorio col colpo di testa a liberare, poi Banfi, siamo a perfezionare. Diaby, palla che è uscita, fallo laterale per il Sambiase, Saladino dietro per Frasson, ancora per Saladino, converge Morelli, Alves, allora si viene a prendere il pallone nel centrocampo, il lancio è preciso per Caputo, il controllo in corsa, palla a traversone basso, Massara ha tolto un po' la castagna dal fuoco, in questo caso De La Rocca non riesce a superare Sirianni, lo anticipa il 6, ora cerca la ripartenza veloce per la squadra giallorossa, Mazza, Costanzo dentro a cercare un compagno, viene anticipato Alves al limite dell'area e sul tocco di Alves la posizione irregolare di Morelli che era andato in proiezione offensiva. Con calma per la ripresa del gioco. Gonzalez, battuta lunghissima, raggiunge Diaby, toccato anche forse nel contrasto, ma Renda decide che non c'è contatto falloso. Fallo laterale per il Sambiase, da questa parte ora c'è spazio per Caputo, appoggia per Costanzo, ha già ripiegato Grosso Alessandro. Va anche Massara, alla fine il contrasto favorisce Chiappetta. Sirianni, intercettato dalla Gatta. Massara, della Rocca, il duello spigoloso. Sirianni non vuole rischiare, mette la palla con l'esterno in fallo laterale. Cannone, se la prende con calma, poi guarda Renda per dire dove devo batterla, Renda fa accenno che lì va bene. Cannone dentro per De La Rocca, c'è il tocco di De La Rocca che viene però diciamo ostacolato irregolarmente secondo Renda. Quindi c'è questo calcio di punizione, la posizione interessante per andare in aria, infatti sta salendo anche Gonzalez, abile nel gioco aereo, sul punto di battuta invece pronto col sinistro Grosso Alessandro, dal limite rimane solo Massara, Cannone e Iorio rimangono indietro, due in barriera, perdonato, va dal pronto col sinistro Grosso, tagliato in mezzo, sicura questa volta la presa di Donato,
Massara e Grosso si ostacolano a vicenda, favoriscono la ripartenza del San Biase con questo lancio di Alves a cercare lo scatto di Scandale. È in vantaggio però Iorio, ora qualche difficoltà nel gestirla sulla pressione avversaria, deve concedere il fallo laterale. Capovolgimento di fronte, si va dall'altra parte ora il San Biase. Carvaglio che va ad anticipare l'avversario. Va per Renda, la palla è uscita, c'è il calcio d'angolo. Non si accenna allo scambio corto, preferiscono stare tutti in area. Traversone è molto tagliato. Di nuovo corner. Sul primo palo non è riuscita a tenerla Banfi. Ancora dalla bandierina Alves. Alto a fine Gonzalez, riesce a svettare su tutti, ma non è, l'area non è ancora libera, è ancora il San Biase. Frasson per Mazza, però ha due uomini, non riesce a superarli, la gatta con il raddoppio. Della Rocca riesce a resistere al ritorno avversario. Ad attenzione, c'è un buco dentro per Della Rocca, troppo lungo il passaggio, ma tra l'altro era finito in posizione irregolare, ma c'è un giallo perché c'è il fallo su Diaby, che era andato a servire in questa veloce ripartenza, in questo contropiede. Viene però chiamata all'assistente Renda. E viene concessa la posizione irregolare. In effetti si era alzata la bandierina dell'assistente a segnalare la posizione irregolare di Lerocca. Caputo. Costanzo di prima in mezzo. Chiappetta. Ora prova ad inserirsi Mazza, ma è attento Banfi, in uscita, a chiudere l'incursione avversaria. Iorio. Il controllo da parte di Frasson, Chiappetta non la controlla bene, favorisce Massara. Il lancio verso la gatta, si gira bene Caputo. Poi ancora Chiappetta, questa volta su Grosso, ma c'è il tocco di mano di Cerenda, ne approfitta il San Biase, batte velocemente Costanzo, prova a superare Cannone, ci riesce in un primo momento, non sul recupero di Massara, ma palla e possesso ancora per il San Biase. Massara ancora, ora Della Rocca a duellare in velocità su Sirianni, il quale riesce ad arrivare prima sul pallone, metterlo in fallo laterale. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questa prima frazione di gioco. 1-0 per la DGS Pretortora. Al momento decide il gol al 22esimo di Diaby Mamadou. Cannone per questa rimessa verso la gatta. Poi Grosso. È un po' un ping pong. Alla fine Alves, ma dove c'è Carbaio che la gestisce con calma su Massaro, gli dà un pallone anche pericoloso, ma Massaro riesce con un po' di fortuna anche a giocarlo. Ora Diaby dentro per la progressione, l'avanzamento di Carbaio, attenzione al traversone, non ci arriva Della Rocca, può tenerlo in campo la gatta, ci riesce ancora contro cross, questa volta con la palla, si è alzata la bandierina con la palla che probabilmente è uscita dal terreno di gioco. Saladino, Morelli, Saladino, spazio chiuso, si ritorna da Frasson, ora per Sirianni, il solito movimento tra Caputo e Costanzo,
Siriani cercato all'imbucata, ma è troppo forte perché la possa raggiungere il compagno di squadra. Non ci sono problemi per Banfi. Chiappetta cerca di far velocizzare l'operazione di ripresa del gioco. Banfi però chiama i suoi ad andare avanti perché vuole provare con la profondità alla ricerca della zona di Mamadou, che riesce a staccare Diaby ancora, poi Della Rocca, la gatta. Alves è più veloce, ma c'è Cannone, qualche rimpallo, alla fine va giù il giocatore della di Jesse Predator, fa proseguire Costanzo, Massara cerca di tenerlo, va in mezzo per Chiappetta, non riesce però a superare Gonzalez, si continua a giocare, la gatta dentro per Della Rocca, può andarsene in velocità su Siriani, gli prende il tempo bene, il numero 6 va a chiudere sull'incursione di Della Rocca. La partita è piacevole con anche capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Cannone. La gatta. C'è un po' di mischia, alla fine cerca di risolverla Caputo. Chiappetta, viene anticipato da Iorio, il contrasto con l'avversario, lascia giocare Renda. Da quest'altra parte Morelli evita con una sterzata Diaby, dentro per Chiappetta che allarga subito di prima dall'altra parte. Carbaio va a chiudere, c'è la sovrapposizione di Morelli che arriva in area prima di Carbaio. Alla fine il cross è murato in calcio d'angolo. Neanche questa volta c'è l'accenno allo scambio corto, tutti nel box, il traversone è altissimo, si spegne dall'altra parte. Alto e tagliato a scendere sul secondo palo, ma non trova della porta nel Costanzo che era in quella zona. Sfuma questa occasione per il Sambiase. Banfi per Gonzalez. Subito profondo, ma non ci sono compagni in quella zona. Frasson con lo sguardo accompagna il pallone per Donato. Ora Frasson ancora dentro e riesce a trovare Scandale, deve recuperare Carbaio, va a raddoppiare Massara. Scandale la gioca all'indietro, Saladino si allarga da questa parte per Siriani. Caputo lascia sfilare per Costanzo, ma la palla è uscita. Si arrabbia un po' con il compagno Costanzo. In questo caso lo voleva di prima. Gesto di stizza da parte del numero 11. Cannone. Della Rocca si sta... Duello rustico con Siriani, si batte l'11 e alla fine si conquista anche un fallo laterale, in questo caso preziosissimo perché siamo allo scadere del primo tempo, stiamo per entrare in recupero e la DGS Predator può tenere la palla lontana dalla propria area. Della Rocca se ne va sulla bandierina, riesce a trovare un spazio ma è fermato poi il traversone, attenzione grosso Alessandro, provata ad inserirsi, viene fermato Caputo, prova a ripartire, Della Rocca lo va a recuperare, lo fa in maniera corretta, poi per grosso Alessandro, ancora per la gatta, qualche tentativo, la gatta va al raddoppio per sul finale del primo tempo, trova il guizzo per il 2-0 con un'azione insistita e una difesa del Sambiase che non è riuscita a liberare e la gatta ci ha creduto centrando l'incrocio dei pali proprio al 46esimo.
ed è un colpo non da poco per ora il San Biase, che proprio sullo scadere dovrà rientrare in campo nel tentativo di recuperare un passivo di 2-0. La difesa del San Biase, che si è aggredita, non riesce a trovare il modo di va un po' in apprensione, ed ora c'è il fischio che manda tutti al riposo con il primo tempo che si chiude sul 2-0 grazie ai gol al 22esimo di Diaby e al 46esimo di Lagatta. Squadre nuovamente schierate sul terreno di gioco per dare il via al secondo tempo della finale Junior Under 19, sempre dal centro federale di Catanzaro, tra DGS Praia Tortora e San Biase. Prima frazione di gioco si è chiusa sul risultato di 2-0 con i gol al 22esimo di Diaby e allo scadere al 46esimo di Lagatta per la DGS Praia Tortora. Non ci sembra ci siano cambi effettuati dai due mister nello spogliatoio. Ora Renda dà ancora un consulto al cronometro prima del fischio per i secondi 45 minuti che partono in questo istante con il calcio del San Biase. Gonzalez, c'è un cambio invece nelle file del San Biase, è entrato Perri che sta toccando ora i suoi primi palloni. Costanzo per ancora Perri sulla parte centrale. Morelli cerca l'incursione, lo ferma Diaby. Saladino. Alves spostato ora su questo lato. C'è il tocco su Francesco Grosso, ancora Saladino. Frasson si è spostato, c'è un cambio tattico, si continua a giocare, poi la palla viene messa fuori perché Francesco Grosso è rimasto a terra sul contrasto con Frasson. Frasson che agisce ora più da giocatore offensivo, con Perri che appunto nuovo entrato è andato a prendere la posizione di centrale. Dovrebbe essere rimasto negli spogliatoi Scandale. Le cure mediche per Francesco Grosso, che insomma arriva a questa partita dopo un infortunio che lo ha tenuto insomma sul finale di stagione fuori sia dalla prima squadra che anche dalla semifinale disputata contro la Morrone. La palla messa fuori da parte del San Biase viene ora restituita da Massara proprio ai giocatori dello stesso San Biase, che ripartono però in questo caso da Donato con Sirianni ad avanzare. Costanzo non trova l'affondo. San Biase che riparte ancora con la manovra da dietro. Perri scatta Morelli, lo vede Perri, cerca di servirlo, il duello con Carbaglio, la palla arriva a Chiappetta che la gioca ancora per Morelli. Il traversone, Gonzalez va alto, Francesco Grosso ma sui piedi di Sirianni. Ora San Biase nei primi minuti subito arrembante alla ricerca magari del gol che possa riaprire la partita. Saladino, Perri, di DGS Praia Tortora schiacciata. Ora Frasson, controllo e bordata ma fuori dallo specchio difeso da Banfi. Anche in avvio gara, nel primo quarto d'ora, nei primissimi minuti, molto pericoloso il San Biase con almeno tre occasioni al secondo, al sesto e al quattordicesimo del primo tempo.
Massara con un po' di ordine, il lancio per la velocità di Lagatta, il contrasto con Sirianni. Mazza cerca un passaggio al compagno Sambiase sulla pressione di Massara. Iorio è in vantaggio ma sui piedi di Chiappetta, evita un avversario, Carbaio la sbroglia così con questo rilancio, il quale era però in posizione irregolare probabilmente Della Rocca, con il calcio di punizione per il Sambiase. Il ritmo ora è incessante, non vuole fermarsi il Sambiase. Perri fa avanzare Sirianni, DGS Preda Tortora che chiude al momento tutti i varchi. Costanzo con lo scatto su Grosso Alessandro, dentro Chiappetta, non si chiude il triangolo, ci mette un piede Massara, Lagatta deve gestirlo sulla pressione avversaria per Grosso Alessandro, anticipato Della Rocca, poi alla fine la palla riesce ad arrivare al numero 11, recuperato in scivolata ma in fallo laterale. Palla che è uscita sul tentativo di Lagatta, c'è cioè il fallo laterale per il Sambiase che torna così in possesso palla. Perri subentrato nel riposo a Scandale. Morelli converge centralmente evitando così l'accorrere di Diaby, manovra che si sviluppa dall'altra parte, palla che è arrivata a Costanzo in mezzo, deve uscire Banfi in due tempi sull'incursione di Frasson. Osserva un po' il piazzamento Banfi verso Diaby, colpo di testa però nella zona dove Sirianni la può controllare con tranquillità per Donato. Riparte da Perri il Sambiase, largo sempre Morelli, viene servito ora sulla corsa, Alves gli è andato incontro, preferisce metterla in mezzo, la chiusa Gonzalez. Diaby anticipa l'avversario, viene toccato sulla testa e ha qualcosa da dire Mazza al giocatore della DGS Praia Tortora. Era Saladino, scusate, e ora c'è qualche scintilla anche con Lagatta, con Renda che ora va a richiamare sia Saladino che Diaby, si scambiano il 5-2. Partita finora correttissima dai giovani atleti, ora ci sta anche un po' di nervosismo, un po' di scintille. Gonzalez, la battuta a cercare Lagatta, riesce il 9 ma non trova poi la sfera sulla ribattuta. Alves fermato in scivolata da Carbaio, Grosso Francesco. Diaby, palla in fallo laterale per la rimessa per i giallorossi. Battuta da Morelli per Perri. Saladino smista dall'altra parte, Costanzo dentro per Saladino, Cannone poi la perde, un po' di batti e ribatti, attenzione, palla in aria ma sul palo, ma il gioco è fermo, il gioco è fermo per la posizione irregolare dell'attaccante del Sambiase. L'incursione all'ottavo minuto ma con gioco fermo, il palo. Saladino ora di testa con la spizzata all'indietro, Chiappetta, Della Rocca
sull'attacco di Saladino. Lascia continuare Renda, Costanzo, poi Grosso cercava forse una deviazione, non la trova, c'è il fallo laterale per il San Biase. Avanza Perri, sempre molto largo Morelli, Perri prova dall'altra parte da Costanzo, il controllo su di lui, Cannone, Costanzo riesce ad evitarlo, non poi la seconda battuta di Grosso Alessandro che concede il calcio d'angolo, la chance ora dal corner per il San Biase che cerca di premere quanto più possibile sull'acceleratore. Ci sono per la squadra giallorossa due gol da rimontare, ora Corsi in mezzo, Diaby stacca, Saladino è in vantaggio, Cannone però non bada tanto alle sottigliezze, il numero 2 la spara dritta in fallo laterale. Chiappetta, il duello con Grosso Alessandro, protegge il pallone, c'è ancora il fallo laterale per il giallorossi. Non trova l'anticipo Gonzales, forse alla fine c'è un tocco, quindi Renda decide per il calcio d'angolo. Forse prepara anche qualche mossa mister Andrea Forte per la Digessa Predator-Tortora, ma ora occhio al box, occhio all'area e alla traversone che arriva sempre alto a cercare Chiappetta. Ma la palla è rimasta lì, Gonzalez, monumentale sulla linea, dice di no al gol per il San Biase. La gatta con una furia cerca di andare ad impressionare e a mettere in difficoltà Morelli, ci riesce, si conquista un fallo laterale prezioso, ma occasionissima per il San Biase di dimezzare le distanze, ma è stato monumentale Gonzalez sulla linea, ha fatto valere tutta la sua prestanza fisica nel impedire che la palla potesse andare in rete. E nello scontro con l'avversario Gonzalez forse colpito alla testa, ha avuto uno scontro, rimasto a terra, ora viene soccorso, fa scaldare i suoi uomini mister Andrea Forte, momento importante della partita. È momento anche in cui ora i giovani atleti vanno un po' a riprendere le energie, le forze, ne approfittano per dissetarsi. Speriamo ovviamente nulla di grave per il numero 6 della Digessa Predator-Tortora, per Gonzalez, quasi come un gol questo intervento del numero 6, ha vietato all'avversario di battere a colpo sicuro. Bello adesso a centrocampo l'abbraccio tra Frasson e Francesco Grosso, ricordiamo che molti di questi giovani atleti sono stati anche al torneo delle regioni dove la Calabria con l'under 19 è arrivata in finale perdendo contro il Piemonte e non raggiungeva un traguardo del genere la Calabria da ben 46 anni, quindi giovani atleti che si conoscono. C'è stato bisogno di una vistosa fasciatura sulla testa per Gonzalez, con coraggio è andato altissimo ad evitare il gol. Tanto il gioco è ripreso, Gonzalez però ancora a bordo campo, quindi fuori dal terreno di gioco, quindi per il momento la Digessa Predator-Tortora è in 10 uomini. San Biase che avanza con Sirianni, è pronto Gonzalez per fare il suo rientro, Carbaglio questa volta va a staccare su Frasson, ancora Saladino,
si è alzata la bandierina, la posizione di Alves era irregolare. Rientra, come dicevamo, con una vistosa fasciatura sulla testa Gonzalez, ridando così la parità numerica. Continuano le manovre di riscaldamento nella panchina della DGS Praia Tortora. Va Gonzalez, più profondo che può, anche troppo, perché la palla arriva direttamente da Donato senza problemi. Sirianni pronto alla ripartenza per il San Biase, scambio con Perri, largo c'è sempre Morelli, accenna lo scatto Frasson, scambio con Perri, ancora per Frasson, un po' a tutto campo Diaby intercetta questo passaggio, Massara deve fare attenzione al recupero avversario ma resiste a una prima carica, non alla seconda, e richiama l'attenzione del direttore di gara che concede il fallo laterale per la DGS Praia Tortora. Ma ora vediamo se c'è qualche cambio. Ancora no, Serforte vuole tenere la squadra che c'ha, che finora ha fatto benissimo. Gonzalez, la battuta è la ricerca di Diaby che viene anticipato da Morelli. Alves deve vedersela con Francesco Grosso, l'ultimo tocco è del giallo rosso, non è d'accordo Alves ma il guardalinea indica. La rimessa è bianca con Carbaglio per Diaby. Massara, l'esterno per Della Rocca, lotta, cerca di girarsi ma non riesce a trovare lo spunto. Palla è già in movimento per il San Biase. Saladino va in ripiegamento, Diaby, la palla per Morelli, ripiega la gatta, ancora Saladino prova ad allargare dall'altra parte dove Costanzo è fronteggiato da Grosso. La triangolazione, esce esternamente Chiappetta, va ancora a chiudere Grosso Alessandro. Il fallo laterale in zona offensiva, Cannone alza questo campanile, Sirianni anticipa Della Rocca, il duello aereo favorisce Saladino, lascia Perri largo sulla corsia di destra per Morelli che ora converge, non riesce però a trovare il punto giusto per servire un compagno. Mazza evita Grosso Alessandro, Massara si inserisce, buono il suo lavoro, c'è spazio per Grosso Alessandro che può andare, si è girato il 10, alla fine però lo recupera benissimo Chiappetta, gran recupero del 9 che ora ridà il possesso alla sua squadra. Morelli a destra, si sovrappone Frasson, cerca il proseguio ancora di Morelli, Gonzalez protegge l'uscita di Banfi. Pronto Banfi per il rinvio, va nella zona di Lagatta, Grosso Alessandro per Cannone, Della Rocca, la sportellata, il duello ormai da tutta la partita con Sirianni, Perri, Saladino, Costanzo, e bravo Cannone su Mazza, non lo fa passare ma deve concedere ancora il fallo laterale. Superato il quarto d'ora, siamo al 18° della ripresa, rimane il risultato di 2-0 per la DGS Praia Tortora. Occhio al San Biase, ora Carbaglio, i gol maturati tutti nel primo tempo, al 22° Diaby e al 46° Lagatta. Perri porta palla, cerca il cambio lato, lo ottiene, Costanzo va in sovrapposizione, Grosso Alessandro è su di lui, non vuole far passare 11,
si mette in mezzo, la palla rimane lì, alla fine viene allontanata dalla difesa della Di Gessi Predator, Tortora della Rocca non la può raggiungere, il fallo laterale ancora per un San Biase che ora sta premendo sempre di più nella metà campo della Di Gessi Predator, Tortora che si difende con ordine finora, non corre pericoli, ma attenzione ora la traversone in mezzo, Gonzalez, il traversone di Morelli, non riesce però più a ripartire la Di Gessi Predator, Tortora stringe i denti, cercare di mantenere il risultato, ancora Gonzalez, insuperabile finora nel gioco aereo, il numero 6 della Di Gessi Predator, Tortora di mister Andrea Forte, cambio nelle file del San Biase. Va fuori Alves. Vediamo, dunque fuori Alves, dentro Vasapollo, proprio Vasapollo cerca di entrare nel gioco con questa azione, ma ancora Gonzalez spazza via, non si fida nemmeno dell'uscita del portiere Banfi. Perri, largo per Morelli, fermato da Carbaglio, Diaby si gioca su i rimpalli, Carbaglio ancora in fallo laterale, Perri per la rimessa, va da Sirianni, ancora per Perri, c'è spazio per il traversone ora di Morelli, in mezzo per Vasapollo, trova il gol che riapre il match, il San Biase al 20°. Il traversone, alla fine Vasapollo è riuscito a controllare e a battere Banfi, cambia il risultato 2-1, ma partita decisamente riaperta ora, momento in cui il San Biase ha davvero premuto molto, la Di Gessi Predator che non è riuscita più a ripartire ed alzare il baricentro, si era difesa finora con ordine, ma i cambi effettuati da mister Cuda hanno sicuramente dato più densità nell'area della Di Gessi Predator Tortora, e in questo caso ora premiata con il gol di Vasapollo. Sirianni dentro per Mazza, Costanzo ancora dentro proprio per Vasapollo, bandierina alzata, il gioco è fermo, il gioco è fermo, è scattato in posizione irregolare, è scattato in posizione irregolare il giocatore del San Biase, ed ora forse ci sarà anche un cambio per mister Andrea Forte. Forse non sarà più in partita Francesco Grosso. Giochiamo! Se n'è andata la metà di questa seconda frazione di gioco. 23 minuti sul cronometro. Ora il risultato è di 2-1. Intanto crediamo che sia Francesco Grosso a non poter essere più della partita, a terra il numero 8, l'abbiamo detto e anche ripetuto durante questa
telecronaca delle condizioni, l'infortunio che ha tenuto Francesco Grosso fuori dal terreno di gioco per un po' di tempo, sembra davvero non farcela più. E in effetti finisce qui questa finale per Francesco Grosso. Al suo posto Collins. Tatticamente non cambia nulla, che Collins è un centrocampista. Sambiase ora che cerca ancora la profondità con Chiappetta, su di lui esce Carbaio, trova lo scarico per Frasson, si inserisce Diaby verso Della Rocca, riesce soltanto a spizzarla sulla pressione di Perri. Sirianni, chiude Iorio, l'ultimo tocco, vediamo di chi è, del giocatore del Sambiase. Ancora Vasapollo in area, il contatto con Gonzales. Collins non domestica bene questo pallone, la pressione del Sambiase si fa sentire. Sirianni alla fine deve andare a ritroso, palla che esce fuori. E questo è un fallo laterale prezioso per la squadra di Andrea Forte. Può così alleggerire la pressione dei giallorossi, salire e guadagnare metri sul terreno di gioco. Mister Cuda discute con Renda. Battuto da Cannone verso Della Rocca, cerca e trova un controllo il numero 11, poi scarica dietro per Massara, deve districarsi ora tra le gambe giallorosse. Ancora per Della Rocca, va a ritroso l'11 sulla pressione avversaria, riconquista palla il Sambiase, ma c'è Gonzalez, evita un avversario, anche scarica bene per Carbaio, dentro per Collins. Deve fare attenzione al recupero avversario, ora prova a salire e a alleggerire la pressione la DGS Predatortora, gestisce con Gonzalez, dentro per Diaby, la sponda con Collins, il tentativo di triangolazione va a chiudere Perri, troppo lungo il passaggio di ritorno per il numero 7, non può arrivarci, palla che si spegne sul fondo. Affiondata Vasapollo, l'autore del gol che ha riaperto l'incontro. Iorio questa volta lo va a chiudere, ma sempre in fallo laterale. Saladino, Perri, sempre molto largo. Morelli sbaglia però, Perri Chiappetta si impegna a recuperare Diaby nella ripartenza, ma può concedere solo il fallo laterale. Altro cambio nelle file della DGS Predatortora, esce un claudicante Della Rocca, ma una prova di sacrificio per il numero 11 che ha duellato soprattutto fisicamente con Sirianni. Al suo posto entra Signorelli. Altro cambio ancora, quindi doppio cambio in questo caso, perché dentro anche Alcaide e fuori, se non sbaglio, Cannone. Avviandoci sulla quasi alla mezz'ora della ripresa, 28 minuti, 2-1 per la DGS Predatortora. Mister Forte mette dentro forze più fresche come Signorelli, Alcaide, stacca Frasson, Perri di gomito però su
Collins, protesta Perry all'indirizzo di Renda, che ha visto il gomito un po' troppo alto del numero 15. Punizione dalla tre quarti e possibilità per la DGS Predator di salire, andare nell'area a cercare un'occasione. La gatta è Grosso Alessandro sul punto di battuta, due in barriera per Donato, poi il solito filotto al limite dell'area, sale anche Gonzales che gioca sempre con questa vistosa fasciatura sulla testa dopo lo scontro in aria, finta di Grosso Alessandro, la gatta largo, troppo fuori misura, cercava l'inserimento di Alcaide, probabilmente no, di Collins, ma non lo ha trovato, fuori misura. Può ripartire il Sambiase. Signorelli. Perry, il cambio dall'altra parte dove arriva Caputo. Lo ferma Alcaide. Sempre però in fallo laterale. Perry, largo Morelli, c'è Carbaio, Perry va a prendere posizione sulla gatta e non lo fa ripartire, appoggia all'indietro per Donato. Perry. Carbaio non lascia passare questo lancio, poi Frasson, ora attenzione perché Mazza arriva in aria, la conclusione smorzata nelle mani di Donato. Si duella a centrocampo, Massara alla fine riesce ad uscirne fuori e conquista anche un buon calcio di punizione. Il DS Predator Tortora che così può spezzare il ritmo del Sambiase. Iorio, troppo profondo questo lancio, si spegne lì sul fondo per la rimessa di Donato. Perry, Morelli sale, Perry va profondo a cercare Frasson, trova l'aggancio il 5, deve vedersela con Carbaio in scivolata, il 3 mette in calcio d'angolo, chance ora dal corner per il Sambiase, con dentro l'artiglieria pesante, sale anche Perry, chiappetta Frasson, ci potrebbe essere lo scambio corto, c'è Costanzo dalla bandierina, Morelli si allontana, quindi si andrà nel box a cercare la spizzata, il traversone, palla ancora nella disponibilità del Sambiase, Costanzo dentro per Perry che era andato in proiezione offensiva, ma c'è la buona copertura di Diaby. Avanza Gonzalez, fiondata verso Signorelli, Venti che prova a toccare il suo primo pallone, deve vedersela con Caputo, lo ferma il numero 3, il capitano della Sambiase, Signorelli però lo recupera e conquista anche il fallo laterale. Ora fallo laterale invece per il Sambiase che torna in possesso palla.
Costanzo deve però andare a ritroso, fa avanzare, chiama l'avanzata Perri che vorrebbe un compagno vicino, trova Chiappetta, poi la palla verso la zona di Morelli. Gonzalez entra due volte, alla fine il tocco è suo per il fallo laterale, però lì in zona offensiva tutti nell'area, il pallone, la gittata proprio a cercare il colpo di testa, palla che danza, grosso Alessandro a cercare di metterla fuori, Signorelli lotta con Costanzo, alla fine alla meglio il numero 11, si prosegue ancora, Diaby riesce ad anticipare l'avversario, va giù, fischia ora Renda. Resta a terra Diaby, viene chiamato l'intervento da parte dei sanitari della squadra della DGS Praia Tortora. Ovviamente tra le proteste da parte del San Biase che vedono così spezzare un po' il ritmo della partita. Viene aiutato a rialzarsi Diaby. Calcio di punizione poi per i bianchi allenati da Andrea Forte in panchina dopo i turni di squalifica proprio per la finale. Gonzalez nella zona di Signorelli riesce a staccare sull'avversario che nell'occasione era Caputo, ma il suo colpo di testa favorisce però il recupero del possesso palla da parte del San Biase, gestito ora con Perri che allarga per Morelli, sulla pressione di Lagatta ritorna da Perri, ancora San Biase dopo la gestione di Saladino, ancora per Perri, Collins è andato su di lui, Chiappetta cerca di sfuggire alle maglie avversarie, ha recuperato Diaby ma in fallo laterale, lascia il compito a Morelli. E la palla va lì in area, grosso Alessandro, riesce a metterla fuori, evita così guai peggiori, la recupera Caputo, se la controlla un po' lunga, sta per soffiargliela Signorelli, alla fine Caputo riesce a recuperarla. Carbaglio, è la palla che ha danzato pericolosamente, Carbaglio l'ha sbrogliata in fallo laterale, ritorna a premere in questi minuti finali il San Biase. Morelli ancora dentro l'area, provato la girata Mazza ma sull'esterno della rete. Banfi fa salire la squadra, stacca Frasson, Chiappetta con il duello con Carbaglio, Massara arriva prima di tutti, la palla va verso Diaby, Morelli, Carbaglio, palla messa fuori, crampi per Chiappetta, si rialza Chiappetta e Morelli che restituisce correttamente il pallone alla DGS Praia Tortora, messo fuori da Carbaglio. Alcaide, Iorio verso Signorelli, cerca la sponda, la trova, ma il pressing avversario è efficace, poi Massara, ancora grosso Alessandro, duello con anche fisico con Costanzo. Prova la gatta, riesce comunque con la sua azione a conquistare un fallo laterale. Collins, Signorelli la mette giù provando un po' di ordine, attenzione la palla in mezzo, provata a staccare Diaby, non ci è arrivato,
Morelli con tutte le energie pronto per far ripartire il lancio verso l'area dove fa buona guardia Banfi. Collins, controllo, favorisce Saladino. Attento al Caide, ancora Collins. Cerca un po' di geometria, non la trova, voleva l'inserimento di Alcaide. Ma la palla è andata in fallo laterale. Ancora per il Sambiase. Frasson, Gonzalez. Cerca di uscire. Diaby, Gonzalez gli subentra. Ancora la scivolata di Morelli, il duello. E ora c'è un po' di nervosismo, il giallo per Morelli. Fallo laterale per il Sambiase. Intanto c'è stato il giallo per Morelli. La gittata sempre lunga, ma ancora Gonzalez, Signorelli a spazzare via nella zona di nessuno perché sono tutti nella metà campo della DJ Praia Tortora. Il Sambiase ora deve accelerare ancora di più. Non si cerca più un fraseggio, ma solo le incursioni. Carbaglio, spalla e spalla con Morelli. Si danno il 5-2. Nel duello fisico, ma corretto. Palla che va sul fondo. Ultimi 5 minuti più extra time. Ancora qui al Centro Federale di Catanzaro per la finale Juniores Under 19. Banfi verso Diaby. Va in anticipo Frasson. Si accontenta del fallo laterale di Diaby, che lascia il compito a Carbaglio. L'appoggio dietro per Gonzalez, la gestisce sulla pressione di Vasapollo per Banfi, ancora per Gonzalez, sale Chiappetta, riesce a trovare lo scarico per Carbaglio, chiama al gioco anche Massara, l'esterno a cercare Signorelli, anticipa l'avversario, c'è Grosso per l'appoggio su Alcaide, su di lui Caputo, si fa vedere Signorelli, lavorava bene per Grosso Alessandro che prova ad affrontare. L'ultimo tocco però è del numero 10. Conquista il fallo laterale il Sambiase. Prova ad accelerare Perri. Per Morelli. Subito in avanti. Frasson col fisico. Arriva prima di tutti. Grosso Alessandro. Diaby può controllarla, si sovrappone Collins, il corridoio per Signorelli, trova però il muro difensivo del Sambiase, pronto a ripartire e a ricapovolgere il fronte, contrasto a centrocampo, ne esce Collins, c'è spazio per Grosso Alessandro, entra in scivolata, Caputo, guadagna anche il fallo laterale perché l'ultimo tocco è di Grosso Alessandro per il direttore di gara. Perri è largo Chiappetta ma va dentro da Frasson che evita Massara, lo supera Costanzo, c'è spazio per Chiappetta, nel frattempo però finito in posizione irregolare, calcio di punizione e di gesto per la Tortora che respira a 2 minuti dal fine dei tempi regolamentari, poi sarà extra time. Gonzalez, la battuta però non c'è nessuno, la può controllare il Sambiase, Saladino, largo, prova ad andarci Signorelli su questo pallone, Grosso Alessandro, poi Collins, Costanzo, Chiappetta è sulla linea dei difensori,
Costanzo aspetta ancora, decide di ripartire da Perri. Saladino, Mazza, sempre largo Morelli, invece centrale, ma è sbagliata l'apertura, nessuno si inserisce. Donato controlla con calma. Banfi verso la gatta, viene anticipato, ma c'è Saladino, Signorelli, tocco però con la mano, cambio anche nelle file del San Biase. Fuori Saladino, altro cambio anche per gli ultimi cambi di partita, fuori Saladino dunque per il San Biase, dentro Palaia. Mentre per la DGS Praia Tortora fuori la gatta e dentro Tolovan, vuole proteggersi ora in questi minuti mister Andrea Forte, inserendo un'altra torre come Tolovan per ostacolare anche l'artiglieria pesante del San Biase, che adesso cercherà di metterla nell'area. Arriva il traversone, Forte mischia, ma esce Banfi, blocca. Siamo in extra time. Dovrebbero essere 3 minuti di extra time prima del fischio finale. Perri, dentro per Frasson, fraseggia il San Biase, Signorelli ad ostacolare, Morelli è largo, si va all'avanzata, traversone, Tolovan, Tolovan e Chiappetta, calcio d'angolo al Cardio Palma, il finale ora, se ne sta andando il primo di recupero. Ma c'è il calcio d'angolo da parte per il San Biase. Avrà il suo da fare Renda per tenere d'occhio tutto il muro. Arriva il traversone, lo stacco, palla che rimane ancora lì. Ora fuori, prova ancora il San Biase, riesce ad allontanarla. Caputo deve gestirla sull'attacco di Signorelli, lo fa bene, si gira cercando ancora il mucchio in aria, Gonzales anticipato, Iorio, Frasson dalla parte di Mazza che è in posizione regolare, entra in area numero 8, cerca uno spiraglio sul fondo, alla fine c'è la conclusione, palla sul fondo ma calcio d'angolo ancora, ormai si soffre lì. Ultima chance, una delle ultime chance per il San Biase di arrivare al pareggio. Mazza dalla bandierina, duelli spigolosi nell'area, arriva il traversone, Tolovan anticipa gli avversari, mette in fallo laterale, ma ancora pressione, ancora lì il San Biase, ora anche Donato nel cerchio di centrocampo. Signorelli, Signorelli ha rubato palla all'avversario, va solo contro Tolovan, si sovrappone Diaby, palla per Diaby ma in fuori gioco, incredibile, poteva essere il colpo di grazia ma ci sono ancora 30 secondi e più da giocare. Il calcio di punizione, Signorelli troppo altruista, ha fornito la palla a Diaby nel momento sbagliato. Iorio al liberarla in fallo laterale, si continua a giocare, ancora fallo laterale per metterla in mezzo, Forte non ci vede più, Costanzo dentro nel box, ma arriva il triplice fischio, 2-1 e la DGS Praia Tortora è campione di Calabria Under 19, 2-1 sul San Biase grazie ai gol maturati nel primo tempo al 22esimo di Diaby, al 46esimo di Lagatta,
per la Zambiase. Vasapollo al 20° della ripresa. La gatta e Diaby, i protagonisti di questa finale Under 19, perché siete quelli che hanno messo il sigillo per il 2-1 finale. Diaby, il gol è stata un'intuizione, vedere il portiere fuori dai pali e provare quella conclusione dalla distanza? Sì, è stata un'intuizione, è preso la palla a mezzo campo, non ho visto nessuno, è calciato e è stato gol. Beh, insomma, l'intuizione a volte ha bisogno anche di un po' di fortuna e c'è stata in questo caso. Sì, un po' di fortuna, sì, ma è calciato forte e bene e era il vento a sfavore e è calciato bene. La gatta, i primi minuti il Zambiase ha premuto tanto, ha avuto anche qualche buona occasione, poi insomma avete preso un po' le misure alla squadra avversaria e al 46esimo il raddoppio che vi ha dato veramente forse la coscienza di potercela fare. Sì, credo che il gol che è arrivato alla fine del primo tempo abbia dato una buona scossa, perché già dopo il primo ci eravamo resi conto che la partita poteva tendere a nostro favore e alla fine abbiamo sofferto da squadra e per fortuna l'abbiamo portato a casa. Ecco, cioè adesso esplode la gioia negli spogliatoi, giusto? Facciamo vedere il trofeo. Sì, diciamo che questo trofeo sono tanti sacrifici che abbiamo fatto noi alla squadra e quindi penso che ce lo meritiamo. Avete una dedica speciale per questa vittoria? Sì, la dedico alla mia famiglia, ai miei amici che mi sostengono sempre. Io a tutti, il che è stato con noi desde l'inizio, e alla mia famiglia che è a Spagna e ai miei amici. Andrea Forte, allora, dopo la squalifica rientravi in panchina proprio nel giorno della finale e insomma sei stato premiato sotto questo punto di vista, però andando alla partita un Zambiase che ai primi minuti era partito fortissimo, poi la squadra però ha preso le misure e è diventata cosciente di quello che poteva fare. Sì, ritornando al fatto della squalifica, giorno migliore non poteva essere per ritornare in panchina. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita difficile. Ai ragazzi avevo detto di stare quanto più compatti possibili, perché se ci mettevamo a palleggiare con loro veniva difficile spuntarla. Quindi l'abbiamo studiata, questa partita veramente l'abbiamo studiata in ogni minimo particolare, chiudendogli gli spazi e poi ripartendo in contropiede. Siamo stati bravi e fortunati a fare alla prima occasione che ci è capitata a fare gol. Loro magari hanno perso un po' di quella verve che avevano i primi 20 minuti e poi a fine primo tempo abbiamo fatto il raddoppio. Poi il secondo tempo avevo chiesto giustamente di fare una partita di gestione e abbiamo sbagliato pochissime volte in occasione del gol e di un'altra palla salvata sulla linea. Poi credo che i ragazzi siano stati veramente, veramente bravi, fantastici, non hanno mollato un centimetro e la vittoria è meritata ed è tutta loro. Una squadra che sicuramente ha saputo soffrire, come hai detto, anche fisicamente, perché il Zambiase sembrava che fisicamente potesse avere qualcosina in più. Il gol ha sicuramente minato anche le loro sicurezze, insomma, però i ragazzi hanno tenuto botta anche dal punto di vista fisico. Sì, è stata una partita fisica, loro fisicamente sono più prestanti di noi, quindi, però non abbiamo mollato, come ho detto prima, non abbiamo mollato, abbiamo lottato su ogni palla, abbiamo chiuso tutti gli spazi, siamo stati veramente bravi su ogni pallone, ogni lettura. Poi è normale che loro sono una squadra forte e quando abbiamo subito il gol del 2-1 un po' di apprensione c'è stata, è normale che sia così, però poi alla fine credo che quando uno vince la vittoria è sempre meritata. Con questa vittoria la Digest Brera Tortora entra nella storia, il suo nome viene scritto nell'albo d'oro e immagino avrai anche una dedica speciale da fare. Sì, fa piacere alla fine entrare nell'albo d'oro del torneo regionale Under 19 con la società del Praia Tortora. Sono veramente orgoglioso. La dedica particolare, nelle altre occasioni la dedica era per i tifosi, per la società, per i dirigenti, per i mister che mi sono stati vicino, che mi hanno aiutato. Faccio dei nomi: mister Aita, mister Cersosimo, mister Strano, il prof Marino,
mister Carnevale che c'è stato prima di me. Questa vittoria invece, che è la più importante, la voglio dedicare alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio e a tutti i miei familiari.